Salve a tutti, benvenuti in questa nuova parte, in questo nuovo video di Horizon. Oggi volevo perdere qualche minuto su una cosa che sembra secondaria, ma secondo me non lo è, e cioè le sfide. Prima di tutto, dove si trovano? Le sfide si trovano ovunque voi vedete questa icona, un arco con una freccia blu. In cosa consistono? Dovrete portare a termine determinate cose in una certa maniera entro un certo tempo. E ovviamente sono suddivise in diciamo tempo oro, argento e bronzo. Ovviamente l'oro è quello che dà più una ricompensa più alta. E si sta parlando di una cassa straordinaria. E dopo aver vinto tre sfide, noi potremo accedere, andare alla meridiana che è situata qua giù. E una volta alla meridiana, qui come vedete c'è la loggia dei cacciatori. Da quel che ho capito, portando tre stemmi o emblemi, noi potremo scambiarli con qualcosa. Quindi andiamo a completare subito una sfida e poi rechiamoci a meridiana. Allora. Ok, andiamo a stordire questi manticeri e poi rimuoviamoli le parti. Allora, ora dove sono? Ce n'è uno qua giù. Ok, importante è non stare troppo lontano, perché quando dovremo rimuovergli le parti, se siamo lontani, andrà il casino. Ok. Utilizziamo subito quest'arma senza perdere troppo tempo e bisogna sparare qui. Ok, come vedete l'abbiamo completata in un attimo e possiamo andare a prendere la nostra ricompensa. Allora, parlando con lui otterrete l'emblema. Bene, sei contenta? Ok, una volta ottenuto il... Adesso non ho tempo. È quello che volevo. Ok, ora noi ci dovremmo recare a Meridiana. Andiamoci subito. Ok, una volta a Meridiana andiamo nella loggia che è qua giù. Devi vincere tre mezzi soli nei nostri terreni di caccia per essere ammessa nella loggia. Molto bene. Io ovviamente ne ho già presi tre. I nostri membri affrontano imprese e avventure diventando il quarto non membro? No, sei un implume. I peruni ti diventarono tu, quindi devo trovare... Sì, non so. Da sopra. Ma cosa significa? Lo vedrai. Ok, bisogna trovare un mentore. C'è una bella fregatura qui. Allora, però, invece di andare a cercare un mentore, possiamo scambiare la nostra roba? Per il sole, l'editto di Avada sta davvero avendo effetto. Hai dei marchi per me? Che significa? Dai terreni di caccia. Ovvero, sei... Cosa ci faccio con quei... Ottieni gli stessi marchi dalle sfide dei terreni di caccia e ti darò un'arma. Mostrami i marchi guadagnati e vediamo se hai... Non ho ancora molti marchi. Tranquilla. Quando avrai marchi per tutte le 15 sfide, potrò darti una nuova arma della loggia. Ok, abbiamo capito un po' come funziona. Noi dovremmo, in poche parole, eccolo qua, ottenere tutte le ricompense dai terreni di caccia. Così a quel punto otterremo una cassa, arma, vabbè, una fionda esplosiva, ci sarà dentro della loggia, un arco da guerra e un lanciacorde.
Siccome mi sembra che ci voglia un po' di tempo, ma vi faccio vedere subito le ricompense. Ok, abbiamo appena completato tutte le sfide, e infatti vedete tutto è 15, e io l'ho completate anche per i soli ardenti, perché volevo vedere insieme a voi un po' cosa fruttava questa cosa. Allora, andiamo a vedere dopo tutta questa fatica, perché non è che non è facile, anzi, a proposito, se vi posso dare un consiglio, l'ordine da seguire secondo me è in senso antiorario, cioè questa, poi questa, poi mi sembra c'è un altro, ok, questa, in senso antiorario, questa e infine questa, soprattutto perché questa è un po' complicata, dov'è? Questa qui che ci sono, de dov'è, l'ho persa, ok? Ci sono anche dei T-Rex da affrontare e abbatterli, è un po' complicata, quindi armatevi di pazienza. Metterò dei video e niente, andiamo a vedere le nostre ricompense. Cosa posso fare per te? Cosa puoi fare? Dammi un po'... Riscatta il compenso. Come procedono le sfide? Hai... Credo di avere abbastanza marchi. E ora? Mi hai portato tutti soli in una volta. Sarai invidiata da parecchi cacciatori. Non che ci voglia molto. Sono lieta di offrirti una fionda esplosiva, un lanciacorde e un arco da guerra. Congratulazioni, sei una maestra cacciatrice. Ti auguro buona fortuna. Ok, andiamoci un po' a vedere cosa sono queste armi dopo tutta questa fatica che abbiamo durato. Allora, dovrebbero essere qui in teoria, eccolo qui. Arco da guerra della loggia. Ok, lancia corde della loggia e fionda esplosiva della loggia. Inventario. Allora, armi, eccoli qua. Prima di tutto sono molto rari e poi mi sa che sono anche unici. Sono anche molto belli da vedere. Hanno il suo stile. Ok, praticità 50, ha 3 slot modifiche. Questo è molto importante. E ghiaccio, corruzione e fulmine. Ha queste capacità. Più questo ha... Ah, va bene, 150 di lacerazione, è molto pratico, sempre 3 slot, presumo anche questo, sì. Questo invece è per il fuoco, non so cos'è il simbolo nel mezzo, esplosivo. Forse può tenere l'attenzione quello nel mezzo, non lo so. Comunque farò un video per approfondire queste armi uniche. Spero di esservi stato utile. Se questo video vi è piaciuto, bla bla bla, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, eccetera eccetera. Buona serata, ragazzi.